Buonasera a tutti, questo è Fast News, notizie veloci dal territorio. Voglio innanzitutto avvisare che venerdì 14 alle ore 9:30 presso l'aula consigliare Massimo di Somma ho convocato l'osservatorio alla sanità pubblica del 13° municipio e con materia all'ordine del giorno e la verifica delle tettoie in Eternit che si trovano ad Ossia Ponente, lungomare degli Abruzzi, e sono le palazzine che sono vicine al porto, all'ingresso del porto, no? E ci è stata sottoposta la questione e come istituzione ovviamente noi interveniamo assieme all'ASL, anche perché sarà presente il Dipartimento di Prevenzione, la Direzione Generale RMD, insieme ai vigili e all'ufficio tecnico, con il fine di riscontrare se ci sono pericoli per la salute dei cittadini che vi abitano in quel quadrante lì vicino. Quindi ovviamente vogliamo senz'altro risolvere quella questione e tranquillizzare la comunità. Dopodiché voglio senz'altro approfondire un momentino la questione a livello sanitario con l'ASL per chiedergli dell'atto aziendale dell'ASL RMD, che è quell'atto che regge senz'altro la politica a livello sanitario di tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali del territorio, anche perché sono passati oramai 4 anni e di direttore generale ne sono cambiati 4, quest'atto aziendale non si è mai fatto. È una vera vergogna a questo punto, perché io non so che cosa pensare. Quindi noi come comune, come municipio, pretendiamo che l'ASL ci dia senz'altro delle spiegazioni nell'intento di cosa voglio fare a livello sanitario per i cittadini del territorio, anche in riferimento all'unico nosocomio Lidense, l'ospedale GB. Grazie a tutti.